Proprio il ministro dell'Interno Piantedosi sta lavorando ad alcune norme per tentare di arginare la violenza minorile. Sentite. Più prevenzione, meno repressione, norme che consentano di recuperare e reinserire quei giovani di frequente minorenni che vivono ai margini della società e commettono reati spesso gravi, come quelli raccontati dalle cronache negli ultimi giorni. Il blitz di ieri a Caivano, operato da 400 uomini delle forze dell'ordine, è un primo passo per rendere quell'area sicura e vivibile. Significa entrare lì, manifestare la presenza dello Stato. Abbiamo trovato in quantità neanche mirabolanti, ma soldi, droga, armi. Il ministro dell'Interno ha inoltre deciso un incremento di uomini sul territorio. Per la compagnia carabinieri di Caivano è previsto un aumento del 20% di militari in servizio, così come agenti verranno destinati al commissariato di Afragola e nuovi finanzieri potenzieranno la tenenza di Fratta Maggiore. Il titolare del Viminale ha chiarito che se da un lato il blitz di ieri è servito per dare un segnale della presenza dello Stato, si pensa anche a dare risposte sul piano sociale, promuovendo iniziative culturali, di formazione o di aggregazione, come lo sport. Per questo agli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato è stato affidato il non facile compito di riqualificare e gestire il centro sportivo. Una spirale di violenza giovanile, ha spiegato Piantedosi, sulla quale bisogna intervenire al più presto con norme ad hoc. Il premier Meloni ha già messo in agenda alcune proposte da discutere con l'esecutivo. Già giovedì verrà portato qualcosa all'approvazione del Consiglio dei Ministri che sarà specificatamente orientato su questo tema. Io non voglio fare anticipazioni perché è giusto che passi prima attraverso le concertazioni interministeriali.